Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, finalmente oggi risponderò alle vostre domande, alle domande che mi avete fatto recentemente nei commenti per il primo FAQ Time del canale. Ora, prima di rispondere appunto vorrei fare alcune premesse. Innanzitutto chiedo scusa per aver caricato il video soltanto oggi, ma diciamo che ho avuto dei problemi, nel senso che sono stato poco disponibile come avete visto, però ho caricato abbastanza video e devo ancora caricare altre decklist che dovevo fare. C'è stato il YCS di mezzo e sono stato fuori casa per un po'. Ora che è cominciata la scuola, diciamo così, la mia ragazza sta purtroppo a scuola, quindi io ho il tempo a disposizione per reccare e registrare tutto. Altra cosa, chiedo scusa soprattutto a coloro che mi hanno fatto le domande tempo fa e appunto ho voluto rimandare il FAQ Time un po' più in là per ricevere altre domande e infatti qualcuna è arrivata, però non mi piace rimandare troppo le cose, anzi preferisco farle subito e quindi finalmente oggi risponderò alle domande che mi sono arrivate. Quindi, detto questo, direi di passare direttamente alle domande. Discendente GK mi chiede: Hashtag Fag, che pensi di Dueling Network? Allora, riguardo Dueling Network e gli altri due simulatori, Yu-Gi-Oh! Pro e DevPro, avevo già fatto un video in merito, dove cercavo di spiegare i lati positivi di ognuno di questi simulatori, ognuna di queste piattaforme, ecco. E per farla breve ti dico che fra i tre, in un certo senso, preferivo Dueling Network, perché diciamo che era il più vicino all'esperienza reale di un duello e da una parte stimolava più la mente del giocatore. Per capire, faccio sempre il solito esempio: non è che se gioco Burning Abyss all'end phase viene la lucina nel cimitero che dice vuoi attivare Skarma al cimitero? No, e quindi in un certo senso deve essere il giocatore a ricordarsi certe cose, di fare certe cose. Diciamo che questo è il lato positivo di essere tutto manuale. Per quanto riguarda la chiusura di DN, che probabilmente era questo che volevi sapere, ti dico che Konami mi sembra che avesse annunciato qualche tempo fa delle proprie piattaforme ufficiali di gioco, e sottolineo ufficiali di gioco da dover comprare sia per PC che per console, quindi anche per 3DS, PlayStation e poi non so se altre piattaforme. Quindi questo cosa significa? Che Konami doveva togliere di mezzo i suoi avversari, diciamo così, e diciamo che Dueling Network era la prima, può essere considerata il primo degli avversari in quanto era probabilmente la piattaforma più giocata, free to play, quindi gratis, e quindi un ottimo nemico per Konami. Perché quindi andare a spendere dei soldi per un prodotto di Konami quando ho una piattaforma gratis che fa la stessa cosa bene o male? Quindi Konami ha approfittato del fatto che, non essendo una piattaforma ufficiale con Yu-Gi-Oh!, parliamo di Dueling Network, ha sfruttato la cosa in modo tale da scartarlo. Mi sembra ora che Yu-Gi-Oh! Pro non dovrebbe avere altri aggiornamenti in arrivo, anche se qualche settimana fa, mi sembra un mesetto fa, ne ho ricevuto alcuni. E non so se era l'ultimo roba così, e DevPro ancora non si sa niente. Tuttavia non so se sono in sviluppo altre piattaforme del genere, però secondo me è per questo che DN è stato chiuso, quindi per motivi economici da parte dell'azienda giapponese. Seconda domanda. Yu-Gi-Oh! Planet Zenlion mi chiede: cosa ne pensi dell'aumento di prezzo al Galaxy Soldier? Devo rispondere? Vabbè, ok, ti rispondo. Allora, secondo me l'aumento da 3 euro mi sembra 20 euro è esageratino, però diciamo che questo brusco aumento di prezzo, secondo me, da una parte Blue Eyes, che in un certo senso ha sfruttato, tra virgolette, il Galaxy Soldier, ma
Soprattutto, anzi, il vero motivo per cui Craxi Soldi era aumentato probabilmente, anzi sicuramente, è l'arrivo dell'ABC, il mazzo che ti fa un bel Pleiades che ti rimuove una a turno durante il turno di qualsiasi giocatore e ti spammano infiniti a primo turno. Niente di che. Quindi ti posso dire che la colpa qui non è della Konami, o come cazzo si pronuncia, bensì è dei players che a volte fanno sti pezzi assurdi. Continuando, il Franz Rest mi fa due domande. Allora, la prima, come vedi l'Infernity in questo meta? Allora, l'Infernity non voglio darlo per morto, ma ti posso dire che una versione giocabile interessante dell'Infernity sia l'Infernity Demise, con la dannata Demise che è una carta fottutamente sbagliata, scusate la volgarità. E quindi ti consiglio anche di darci un'occhiata se non l'hai già vista in giro. Mentre, seconda domanda, secondo te qual è stato il miglior meta di Yu-Gi-Oh? Secondo me quello del Teledad o del God Control. Io invece ti rispondo che secondo me il miglior meta di Yu-Gi-Oh, come molti sanno, secondo me è stato dal 2011, l'arco di tempo dal 2011 al 2012. Prima di continuare però volevo anche dire e farvi sapere che purtroppo non ho giocato il meta 2014, mi sembra, 2013-2014, dopo Dragon Ruler per intenderci. Quindi il meta con Giardia, Artifact, Lifestone Ruler, Infernity, che secondo molti è stato uno dei migliori in assoluto, vario, equilibrato, e per motivi personali non l'ho affrontato, diciamo così. Comunque sia, ritornando a ciò che stavo dicendo, quindi riguardo l'arco di tempo 2011-2012, preferivo quel meta perché era un meta, molto vasto, vario, e equilibrato, diciamo così. Per i mazzi che c'erano, ti posso dire Agent, che si divideva in più versioni da Chaos Agent, Agent puro, Herald Agent, TG Agent, TG Skill, mio Dio, quanti mazzi! Karakuri, che si divideva ancora in altre versioni che c'erano Karakuri puro, Karakuri Macchina, Karakuri Macchina Plant, Karakuri Gadget, Gadget Classico, altri mazzi, Darkhold, Quickdraw, il Plant che è probabilmente il mazzo che aveva quella marcia in più ma non era OP, non so, altri mazzi, il GB, mio amore, Frog Monarch, Macro Monarch che dava particolarmente fastidio. Darkhold mi sembra di averlo già detto. Altri mazzi non... Ah, Twilight, che era l'LS con tipo il Chaos Sorcerer, queste cose qui. Disaster Dragon. Poi vabbè, sono arrivati nel 2012 Chaos Dragon, Zector, Wind Up, GK. Già, diciamo, si stava cominciando a stringere la cerchia. Però diciamo che era il meta che preferiva almeno questo con Plant, Agent, eccetera eccetera. Anche perché diciamo che, vi dico la verità, questo meta qui, il meta scorso, anzi, con Monarch, Cosmo, e Pendulum, eccetera, eccetera, non è che mi sia piaciuto particolarmente. Leo X18, 18, dimmi tu come si dice, mi chiede cosa pensi che toccheranno nella prossima Banned. Purtroppo, avendo fatto il video, diciamo, abbastanza tardi, non posso risponderti direttamente, però ti posso dare dei piccoli pareri su questa banned. Ti dico che la banned secondo me è giusta, e non mi piace soltanto il fatto che non abbiano toccato Card of Demise, che è una carta abbastanza grossa. Poi Solemn Strike poteva andare a 1 o a 2, non lo so, però Card of Demise secondo me doveva essere toccata, bannata, perché è veramente una carta troppo grossa. Poi, per quanto riguarda la limitazione di Monarch, essendo un giocatore di Monarch, dico che per me è una limitazione giusta limitare quelle tre carte, perché, lo dico io stesso, giocare nel turno dell'oppo non è che era una cosa poco sgrava, nel senso non è che era una cosa poco forte, anzi, tutt'altro. XXX Max Level XX mi chiede: qual è il tuo deck preferito? Allora, questa è una cosa che probabilmente sanno pochi. Ma il mio deck preferito è un mazzo veramente molto molto vecchio, e il mazzo in questione è l'Hopeless Dragon. Direte, ma che cazzo è l'Hopeless Dragon? L'Hopeless Dragon era un mazzo che si giocava credo nel 2008, io poi ho continuato a giocare ugualmente,
Era un mazzo che la prima versione mi sembra giocasse tipo 3 Allure, vabbè con la banda sono arrivati anche 3, 3 Solemn Judgment, 3 Red Ice Darkness Metal Dragon, la mia carta preferita, 2 Horus Oscuro tipo il Totem Dragon, Light and Darkness Dragon, insomma dragoni belli ciccioni che potevi anche giocare con versione Hopeless Dragon Blue Eyes, quindi era il primo Blue Eyes forte diciamo così, credo. E niente, era un mazzo che mi è piaciuto veramente molto. Giocava ovviamente la fusione futura per mandare tutto al cimitero. Era un mazzo TK veramente grosso, anche col creatore oscuro, il Dark Armed Dragon. Veramente figo, vi consiglio di andarlo a vedere. O magari vi farò una retro deck profile e parlerò del mazzo. E probabilmente è stato anche il mio primo mazzo da meta vero e proprio, credo, oltre il GB. Ultima domanda, anzi, ultime domande che, oh mio Dio, mi viene l'infarto solo a vedere la grandezza di questo commento. White Soul mi chiede: che ne pensi dei due nuovi archetipi Spiral e Subterror? Secondo te, qual è il più figo tra i due e quale potrebbe farsi sentire nel meta? Andiamo piano piano. Allora, cosa ne penso dei due? Allora, fra Spiral e Subterror ti dico che mi piace più Subterror. Spiral diciamo che con le carte che ha non può dire molto la sua a differenza di Subterror. Comunque sia, bisogna considerare il fatto che tutte e due siano esclusive TCG, mi sembra, ed essendo tali bisogna sempre tenerle sott'occhio. Basti l'esempio di qualche esclusiva TCG, il Reborn Tengu nel 2011, la Tour Guide che vi dico stava a 120 luna all'epoca ed era solo Secret. Poi parlando in termini moderni, diciamo Burning Abyss nel 2014 e Cosmo. Quindi se nel caso tu o non lo so, qualcuno che conosci o voi, parlo a plurale diciamo così, vorreste montarvi il mazzo, vi consiglio di procurare subito le carte perché potrebbero salire di prezzo, perché potrebbero arrivare nuovi supporti. Poi, nel meta post-banned, presupponendo che i T1 attuali vengano segati, una versione di Noble Knight che spamma Quasar grazie alla Brilliant Fusion potrebbe dare qualche soddisfazione? Da quando l'ho testata devo dire che mi ha dato buoni risultati, eccetto contro Cosmo. Ok, non conoscendo bene Noble Knight non posso parlare molto. Comunque sia, parlando in questi termini di soddisfazione, io ti direi assolutamente sì, ne andrei molto fiero perché è una lista decisamente originale dal mio punto di vista, non l'ho mai vista. In giro la Brilliant Fusion diciamo che si è rivelato un supporto per molti mazzi, quindi è un'idea decisamente carina. Leggendo fra i commenti tra te e fra tre e fra e vabbè fra te e Atlant Dragons Ita, ho visto che la lista più o meno sembrerebbe a volte un pochino instabile, però ripeto, decisamente interessante. Io dovrei informarmi meglio su Noble Knight, appunto, per magari testarla così e dirti un po' la mia, anche perché, non prendermi per scemo, una delle carte della lista non riuscivo a trovarla, non capisco perché mi si era rincoglionito il programma e ancora mi è rincoglionito, talmente che si blocca mentre gioco, quindi per farti capire. Altra domanda, anzi altre domande che vanno fuori dall'ambito Yugi e sono contento per questo. Allora, nella vecchia grafica del canale avevi come sfondo Kirito. Sì. Quindi ti piace Sword Art Online? Se sì, hai apprezzato entrambe le serie oppure solo l'arco di Aincrad? Personaggio preferito? Vedrai il nuovo film Ordinal Scale e la terza serie Underworld Online? Secondo te è giustificabile tutto l'odio che quella serie ha contro? Allora, rispondo piano piano. Allora, sì, Sword Art Online è uno dei miei anime preferiti. E ti dico che ho apprezzato il primo Sword Art Online, quindi Aincrad e Alfheim Online, mi sembra sì. Se
si chiamasse, ma in particolare Aincrad. Mentre per quanto riguarda Sword Art Online 2, ti dico che non mi è piaciuto molto. Per quale motivo? Perché diciamo che la prima stagione, chiamiamola così, di Sword Art Online, Kirito combatteva, era mosso dall'amore appunto per salvare la propria ragazza, combattere per i propri cari. E quest'amore, diciamo che non dico si è disintegrato, è scomparso del tutto, però questa particolarità di Kirito si è andata un po' a sfumare appunto in Sword Art Online 2, che è diventato in un certo senso una sorta di Playboy, che mi ha fatto un po' storcere il naso e non mi è piaciuto questa scelta della regia, diciamo così. Allora, personaggio preferito, invece ti dico che può essere scontato, ma il mio personaggio preferito è Kirito per diversi motivi, da motivi un po' scemi, futili, diciamo così, ma anche a vere e proprie cose. Infatti il carattere di Kirito è molto molto simile al mio. Io e lui, diciamo, siamo molto più vicini di quel che sembra, almeno per quanto riguarda questo aspetto. Infatti, se dovessi fare qualcosa per la mia ragazza, come ha fatto Kirito, farei veramente di tutto pur di farla star bene, vivere una vita serena con lei, roba così, insomma. Poi abbiamo, in un certo senso, purtroppo, avuto un passato un po' così così, un po' in solitudine, che purtroppo, vabbè, è accaduto, ma penso ormai sia una parentesi chiusa, diciamo così. E poi, appunto, fra i motivi futili che ti posso dire, mi vesto sempre di nero come lui, nei videogiochi uso sempre doppia spada oppure monospada, faccio insomma questi ruoli tipo DPS, roba così. Poi vuole lavorare nell'ambito videoludico per quanto riguarda il lavoro, e io appunto sto frequentando l'università di videogiochi per lavorare anch'io in questo settore, ecco, non mi veniva il termine. Poi appunto il motivo principale è che per la propria ragazza farebbe di tutto, un po' timido, pure io sono un po' così, ok, quindi Kirito, giustificato. Vedrà il nuovo film nuovo film Ordinal Scale, la terza serie Underworld Online? Assolutamente sì. Sperando che sia migliore di Sword Art Online 2, anche se Yuki era un personaggio, la serie con Yuki era decisamente interessante. E poi, secondo te è giustificabile tutto l'odio che quella serie ha contro? Diciamo che in questo, non in questo caso, a questa domanda ti posso dire che il successo molte volte è direttamente proporzionale al numero di haters. E questo non vale solo per gli anime, ma anche qui su YouTube, per esempio. Ad esempio, One Piece, che io reputo un grandissimo manga anime. Ovviamente ha tantissimi, ha purtroppo tantissimi haters, dicono è troppo lento, è troppo lungo, e vabbè, che ci vogliamo fare? Non ha trama, cheat. Io dico sempre, o piace o non piace, semplice, senza questo eccessivo odio. Poi per quanto riguarda probabilmente l'odio verso l'odio che ha Sword Art Online, ti dico che molti esaltano troppo l'anime di Liseo, così come altri anime, ovviamente. Infatti, personalmente parlando, non metterei in confronto Sword Art Online con Fullmetal Alchemist, che secondo me è uno dei più grandi anime mai manga disegnati, anime fatti, insomma. Comunque sia, si sta parlando di gusti personali, quindi io prima ho parlato per me. E uno tranquillamente può dire preferisco vedere Sword Art Online che vedere, non lo so, Akame ga Kill, ecco. Assolutamente sono gusti personali e molti ti dico che ci sono anche altri haters che per paura di essere giudicati male da qualcuno vanno anch'essi ad alimentare l'odio senza sapere manco il motivo verso quella cosa. E ne ho già parlato in passato riguardo una persona, quindi la gente,
A mio parere, qua esco un po' fuori dal contesto, dovrebbe imparare a ragionare un po' con la propria testa e non con la testa altrui o con la testa che vuole la società. E vabbè, non voglio divulgarmi troppo. Ok, penso di aver risposto a tutte le domande. Ricordo ancora una volta, se volete farmi qualche domanda, scrivete qui sotto nei commenti hashtag fuck più la domanda che volete farmi. Vedremo poi in seguito una sigla personalizzata per il canale per queste cose. E nulla. Prossimi video avremo decklist che mi avete chiesto, vedrò quale fare, che non mi ricordo in questo momento, lol. E apertura probabilmente dei megatin nuovi che volevo appunto farvi. E attualmente non mi viene altro da dire se non di iscrivervi al canale nel caso non l'aveste già fatto, lasciare un mi piace perché è sempre gradito e serve anche a me, commentare perché mi fa sempre piacere, chiedetemi qualunque cosa vogliate. E andate a mettere mi piace anche sulla fanpage Facebook per qualsiasi movimento del canale, qualche novità, messaggi importanti, roba così. E non posso postare immediatamente sul tubo magari. Quindi niente, arrivederci al prossimo video. Grazie ancora a tutti.